I Marine americani, il perfetto corpo militare per azioni combinate. Colpiscono con letale efficacia da terra, dal mare e dal cielo. Il corpo dei Marine è decisivo in battaglia. Se non premiamo il grilletto noi, non si vince. Sono uomini forgiati nell'acciaio. I Marine si sottopongono al più duro programma di addestramento dell'esercito americano. Togli il giubbotto antiproiettile! Svelto! Chi ti ha detto di toglierlo? Rimettilo subito! In questa puntata ripercorreremo l'origine del corpo dei Marine. Da truppe di abbordaggio della guerra di indipendenza americana a formidabile forza anfibia di attacco rapido. Tutto sulle armi. Il corpo dei Marine, la forza d'assalto d'élite della Marina americana. È una delle unità più vecchie e decorate delle forze armate a stelle e strisce. Su di essa gli Stati Uniti costruiscono la vittoria nella guerra del Pacifico. Tarawa, Saipan, Iwo Jima. Gli sbarchi più sanguinosi della storia hanno visto i Marine come protagonisti. Oggi li ritroviamo in Iraq e su altri fronti, dove mettono in atto la loro notevole versatilità e capacità bellica. I Marine sono un corpo fuori dal comune. Combinano la logistica e i mezzi navali della Marina, la capacità di attacco anfibio, la forza d'urto della fanteria e un micidiale supporto aereo. Quando tutto funziona al meglio, i Marine sono la perfetta macchina da guerra. Negli scontri con la fanteria nemica contano sui fucili d'assalto M16A4 e sulle mitragliatrici leggere M249. Sbarcano con i veicoli d'assalto anfibi. Per il supporto aereo alle truppe di terra impiegano elicotteri Super Cobra AH-1. I Marine sono il culmine di oltre due secoli di evoluzione tecnologica e vittorie conquistate sul campo. In questa puntata di Tutto sulle armi ripercorreremo le varie tappe di questa lunga storia per scoprire come un nucleo di tiratori scelti, attraverso l'esperienza nei teatri di conflitto del mondo e un programma di addestramento massacrante, sia diventato il reparto d'élite per eccellenza, il Corpo dei Marine. A loro disposizione c'è un arsenale di enorme potenza, ma l'arma più potente è il Marine stesso. E il segreto si chiama Boot Camp. Il programma di addestramento reclute più lungo e intenso dell'esercito americano. Negli altri corpi la preparazione dura in media 9 settimane. Le reclute dei Marine non lasciano il boot camp prima di 13 settimane e alla fine restano solo i migliori. Ogni anno 38.000 reclute vengono avviate ai campi di addestramento di San Diego, California, e Parris Island, South Carolina. Usciranno da qui come Marine, già pronti per combattere. Il programma di addestramento trasforma in 70 giorni un civile in un Marine, con un'alta probabilità di essere impiegato in combattimento durante la sua ferma. Tutto nasce da un'intuizione del comandante William Beagle. Nel XVIII e XIX secolo non esistono campi di addestramento strutturati. Preoccupato dal livello dei suoi uomini, Beadle scrive di suo pugno un manuale di addestramento. Nel 1911 stabilisce un programma che da 90 anni è l'architrave su cui poggia il corpo dei Marine. Gli elementi fondamentali sono preparazione fisica, esercitazioni di tiro, combattimento a mani nude e soprattutto disciplina. Per generazioni di Marine, la disciplina è stata incarnata dai temutissimi istruttori del bootcamp. Nel corpo dei Marine c'è l'istruttore del campo. Preparati a ripartire, svelto! Indossa l'equipaggiamento, metti il giubbotto antiproiettile! Questa è la prima impressione di tutti quelli che arrivano a Parris Island o a San Diego. Prendi quello e tienilo nell'altra mano! Non azzardarti a lasciarlo! La loro missione
è prendere una recluta sprovveduta e farne un Marine. Mettiti in marcia, forza! Prendi posizione! In marcia, in marcia! È un lavoro duro, molto duro, durissimo. E mettiti il berretto, in testa, svelto! Svelto! Il corpo dei Marine si regge sui suoi istruttori. Sono loro a fare la prima scrematura e a preparare psicologicamente le reclute alla guerra. Dobbiamo assicurarci che una recluta, quando sarà un Marine dell'esercito degli Stati Uniti, potrà resistere allo stress da combattimento. È per poter introdurre un elemento di stress in una condizione di addestramento che gli istruttori si presentano così aggressivi. Ma è tutto parte del processo che trasforma un civile in un Marine. Durante l'addestramento, il sergente istruttore insegna agli aspiranti Marine a usare la prima arma a disposizione, il loro corpo. Negli ultimi anni, il programma di lotta a mani nude è stato integrato da una specifica preparazione sulle arti marziali. Si insegna loro a difendersi e a attaccare con i pugni e con qualsiasi cosa capiti sotto mano. Alle reclute viene insegnato ad usare armi di fortuna. Se al momento dell'attacco l'arma dovesse incepparsi, devono poter usare contro il nemico qualunque oggetto reperibile per difendersi e centrare l'obiettivo. Grazie a questo addestramento si impara a usare pugni, strette, prese e controprese per neutralizzare l'avversario. Ma per quanto si picchi duro, un pugno non sempre è efficace. Da generazioni i Marine sanno che si può andare in battaglia anche con un pugnale o una baionetta. Ogni Marine ha in dotazione un fucile, quindi è munito di una baionetta o di un pugnale. Quindi se il fucile si inceppa, il Marine deve poter contare anche sull'arma da taglio. Nel XX secolo per i Marine l'arma bianca per eccellenza si chiama K-Bar. Progettato nel 1898 e adottato nel 1942, il K-Bar ha accompagnato i Marine nel Pacifico, in Corea, in Vietnam e oggi in Iraq. Il K-Bar è un simbolo del corpo dei Marine. Ha una lunghezza complessiva di 30 cm con 18 cm di lama. Ha una buona versatilità che permette di usarlo non solo come arma, ci puoi scavare una trincea o usarlo come apriscatole. Nel XXI secolo i Marine si dotano di una nuova arma bianca. Nome in codice, l'OKC-3S. È concepito come baionetta e come pugnale da combattimento. Ha una lama di 20 cm. Può penetrare un giubbotto antiproiettile. E mentre la baionetta è usata generalmente di punta, questo può colpire anche di taglio e lacerare. È pesante e molto efficace. Nel bootcamp le reclute imparano a usarlo come arma bianca e fissato in punta al fucile. Sono due le tecniche di lotta all'arma bianca che insegniamo: l'affondo e il pendente. L'affondo si presenta così. Il pendente così. Il corso di assalto con baionetta si compone di affondo diretto, pendente, colpo verticale, colpo orizzontale, colpo secco. Il Marine può quindi risultare letale anche nel combattimento a mani nude, ma le battaglie non si vincono con pugni e baionette. Sono infatti conosciuti in tutto il mondo per la loro micidiale precisione nel tiro. Nel corpo c'è un detto: ogni Marine è un fuciliere. Puoi essere in un comando aereo o in un comando terrestre. Al momento della verità, ogni Marine è un fuciliere. Sa imbracciare un'arma, mirare ad un bersaglio a corto raggio e centrarlo con precisione. Proprio l'importanza assegnata al fucile e al tiro distingue i Marine dalle altre forze. Rispetto alle unità dell'esercito, i Marine passano molto più tempo al poligono, ad acquisire precisione nel tiro. La fama dei Marine come tiratori scelti nasce durante la Prima Guerra Mondiale. Il fucile con cui si fanno un nome durante il conflitto è un'arma leggendaria, lo Springfield 1903. Una carabina a ripetizione manuale concepita con un unico obiettivo, la precisione.
Lo Springfield è un'arma di precisione con cui mirare e centrare il bersaglio a lunga distanza. Lo Springfield si rifà a una classica arma tedesca, il Mauser. È il fucile simbolo dell'esercito tedesco nella prima e nella seconda guerra mondiale. Introdotto alla fine dell'Ottocento, rappresenta un clamoroso balzo in avanti nel design dei fucili. Rapido nella carica quanto nel fuoco, spara senza fare fumo e con micidiale precisione. A mio avviso, il Mauser ha segnato la svolta nella concezione dei fucili. Ancora oggi molti si basano sulla sua azione. La superiorità del Mauser è garantita dal sistema di carica. Il fucile spara un caricatore di 5 colpi. Invece di caricare le singole pallottole, questo accorgimento consente di introdurne 5 insieme nel caricatore. L'esercito americano fa per la prima volta i conti con il Mauser durante la guerra contro la Spagna nel 1898. Gli spagnoli hanno acquistato una grossa fornitura di fucili tedeschi per le loro truppe. Gli americani rispondono con 2 fucili di diversa concezione: il Krag Jorgensen e lo Springfield Trapdoor. Quest'ultimo è un moschetto a retrocarica a colpo singolo che alla fine dell'Ottocento risulta già datato. Questo è lo Springfield Trapdoor del 1873. Il suo nome significa botola e si capisce perché. Tiri a metà il cane, si apre la culatta e si carica. Abbassi qui, cane indietro e spari. Essendo lo Springfield Trapdoor un fucile a colpo singolo, carica e sparo richiedono molto tempo. E la lentezza, quando si ha davanti il Mauser, è un suicidio. In battaglia rimane un'arma a colpo singolo. E proprio per questo pone un terribile svantaggio. Un'arma a ripetizione può sviluppare un volume di fuoco superiore, ed è quello che avevano gli spagnoli quando ci surclassavano. Per il Trapdoor non c'è partita. Anche l'altro fucile americano, il Krag Jorgensen, non va meglio. C'era ancora la tendenza a non far portare ai soldati le loro munizioni. Il Krag fu adattato perché si caricava molto più lentamente del Mauser ed era a colpo singolo. Più volte il Krag perde la sfida contro la rapidità di carica del Mauser in caso di confronto diretto. Alla fine gli americani imparano la lezione. Scottati dal confronto con il Mauser, i progettisti americani ne adottano la concezione. Il risultato è lo Springfield 1903. Dotato dello stesso caricatore del Mauser, lo Springfield diventa il fucile americano più veloce. Messo a confronto con il Krag, lo Springfield 1903 mostra una superiorità evidente. Pronti? Plotone pronto al fuoco. Signori, aprite il fuoco. Caricati a 5 colpi, il Krag a retrocarica e lo Springfield 1903 si equivalgono per la frequenza di tiro. Possono sparare lo stesso numero di colpi sulla media e corta distanza. La differenza sta nel momento della ricarica. Il caricatore dello Springfield consente di inserire 5 proiettili insieme in 6 secondi. Il Krag si carica ancora un proiettile per volta e ci vogliono ben 12 secondi prima che sia pronto a sparare di nuovo. Mentre il tiratore con lo Springfield può far fuoco con relativa precisione, quello con il Krag è come un'anatra zoppa, costretto ad armeggiare con le sue munizioni. Nel 1910 lo Springfield 1903 viene adottato dai Marine, che ne apprezzano immediatamente la rapidità e la precisione. Ai Marine quest'arma piaceva tanto, perché si poteva sparare con grande precisione in un raggio di quasi 2500 metri. E per i Marine la precisione è fondamentale, quindi in mano ad un tiratore è un'arma letale. Una volta armati con gli Springfield, ai Marine manca solo il battesimo del fuoco. Non dovranno aspettare a lungo. Nella battaglia della foresta di Belleau, gli americani si trovano di nuovo opposti ai micidiali Mauser. Stavolta però i Marine infliggeranno una vera lezione di tiro al nemico.
Il corpo dei Marine, nell'occasione della battaglia di Belleau in Francia, durante la Grande Guerra, dimostrò la sua abilità nel tiro a lunga gittata, colpendo con precisione il nemico a quasi 800 metri di distanza. I tedeschi si sentivano al sicuro, ma i Marine inflissero loro ingenti perdite, facendo capire di cosa fossero capaci i Marine armati di Springfield. Per i tedeschi è un vero shock. Ribattezzano i Marine Teufelhunden, cani del diavolo. Il loro mito di tiratori infallibili nasce qui. Quasi un secolo dopo, gli eredi dei leggendari fucilieri di Belleau sono impegnati in Iraq. I tiratori scelti dai Marine sono la massima espressione di questa altissima precisione di tiro. E solo i migliori vengono scelti per questo ruolo. Fra le qualità che deve avere un tiratore scelto c'è ovviamente l'esperienza, poi le perfette condizioni fisiche. Anche la maturità, la capacità di giudizio, l'autocontrollo sono importanti quando si opera in piccole unità a sostegno di un battaglione di fanteria. Dallo Springfield 1903 della Prima Guerra Mondiale si arriva all'M40 con mirino telescopico. È il fucile con cui i tiratori scelti dai Marine controllano le strade delle città irachene. La sua precisione si rivela spesso un elemento fondamentale nella lotta contro gli insorti. Molti Marine gli devono la vita. Il tiratore scelto è l'angelo custode dei Marine sul campo di battaglia. Non per i nemici che abbatte, ma per le vite che salva. Sei lì per proteggere i tuoi commilitoni e consentire al capo dell'unità di avvicinarsi al nemico e portare a termine la missione. Dai campi insanguinati della Grande Guerra alle strade polverose dell'Iraq, i Marine sanno che la precisione di tiro può fare la differenza in una battaglia di terra. Eppure i Marine nascono come soldati del mare durante la guerra di indipendenza americana, opposti a un avversario poderoso, la Marina Britannica. Nell'aprile del 1775, le colonie americane si sollevano contro l'Inghilterra per ottenere l'indipendenza. I capi del neonato esercito dei coloni capiscono di aver bisogno di un corpo di fanti di marina nella guerra contro gli inglesi. Una risoluzione del Congresso istituisce così i Continental Marine. Il ruolo prioritario di questi combattenti di oltre due secoli fa è aprire il fuoco sul nemico durante le battaglie navali. Comunemente, quando si pensa agli scontri navali dell'epoca della navigazione a vela, fino al 600 e al 700, vengono in mente i canoneggiamenti tra un ponte e l'altro che si vedono nei film. In realtà si usavano anche armi leggere, ed è qui che i Marines entravano in gioco. Aprivano il fuoco da un ponte all'altro, o più comunemente appostati in cima agli alberi, direttamente sulla nave nemica. Questi primi Marine sono armati solo con moschetti a canna liscia e ad avancarica. Si tratta di fucili a corta gittata, noti per la loro imprecisione anche sulla terraferma. Se usati a bordo di una nave in movimento, la loro precisione si riduce quasi a zero. Per migliorare l'effetto, i Marine sostituiscono la palla singola con una cartuccia piena di pallettoni. In queste condizioni, una sola palla di moschetto difficilmente centrerebbe il bersaglio. Caricato a pallettoni, il moschetto dei Marine diventa una specie di mitraglia, quindi molto più efficace. All'interno di una di queste cartucce c'erano tra i 12 e i 15 pallettoni calibro 31. È come sparare con una grossa mitragliatrice. Così aumentava di molto la probabilità di fare centro, spargendo i proiettili in un'area più ampia. Basta sparare a pallettoni e a colpo singolo sullo stesso bersaglio per apprezzare la maggiore efficacia dei primi. Il primo colpo che sperimenterò è il colpo singolo. E ora vediamo come va se sparo con 12 pallettoni. Pronto al fuoco. Questo è il primo colpo, singolo. E questo è l'effetto della salva a pallettoni. Mirando al centro, tra queste due sagome, i proiettili si distribuiscono a sinistra e a destra.
Quindi potresti colpire fino a 3 soldati con una sola carica a pallettoni di un solo moschetto. Nell'epoca della navigazione a vela, i marine col moschetto caricato a pallettoni sono avversari formidabili. Qualsiasi nave che arrivi a tiro di un'unità americana rischia di essere investita da una pioggia di pallettoni calibro 31. Già alla nascita i marine si caratterizzano come corpo anfibio. Oggi sbarcano sulle spiagge a bordo di mezzi a motore diesel. Si avvalgono anche dell'artiglieria delle unità navali per farsi spianare la strada prima dello sbarco. La combinazione di moderni mezzi anfibi e artiglieria navale ha origine nella guerra civile americana e coincide con l'avvento dei battelli a vapore. I mezzi anfibi usati durante la guerra civile erano diversi da qualunque cosa vista prima, grazie a una singola innovazione tecnologica impostasi proprio durante il conflitto, il motore a vapore. Le lance a vapore sembrano perfette per portare i marine a riva rapidamente. Con il fumo che esce dalla ciminiera sei più visibile che su una barca a remi, ma qui non servono i vogatori. È molto più pratico per muoversi lungo un fiume con rapidità. Questi piccoli mezzi da sbarco a motore rendono gli spostamenti rapidi e agevoli. I grandi battelli a vapore, inoltre, possono offrire il fuoco di copertura dell'artiglieria. Per la prima volta nella storia, l'artiglieria navale aveva la possibilità di coprire stabilmente lo sbarco delle truppe. Prima bastava che la marea o il vento cambiassero, anche leggermente, e i vecchi velieri non potevano più offrire il sostegno necessario a uno sbarco. Il battello a vapore, invece, garantiva rapidità e stabilità. I marine e i battelli a vapore sono determinanti durante l'attacco dei nordisti a Fort Fisher il 15 gennaio 1865. Coperti da un poderoso cannoneggiamento navale, 2.261 marine e marinai sbarcano nelle vicinanze del forte. Nonostante le vaste perdite, gli attaccanti travolgono i confederati che tengono il ponte e lo espugnano. La perfetta coordinazione di battelli a vapore, cannonieri e mezzi da assalto anfibi a Fort Fisher segna una nuova tappa nell'evoluzione dei Marine. E ne determinerà il destino nei successivi 100 anni. Durante la guerra civile, i Marine giocarono chiaramente un ruolo diverso rispetto ad oggi. Ma penso che possiamo vedervi l'inizio di quella tradizione di grandi sbarchi e di imprese gloriose. Qui nasce la leggenda del moderno corpo dei Marine. Nel XX secolo questa forza cambierà il concetto stesso di attacco anfibio. Con nuove macchine e nuove strategie, i Marine usciranno vincitori dai più grandi sbarchi della storia. I Marine sono i soldati del mare, specialisti nella più complessa operazione della guerra moderna. Lo sbarco anfibio su vasta scala. L'operazione anfibia è la più complessa che esista nella strategia militare. Si devono spostare gli uomini in un ambiente ostile, come il mare, e portarli su una spiaggia che non è detto sia deserta. Le operazioni anfibie dei Marine si rivelano decisive durante la guerra del Pacifico. Queste temerarie incursioni dal mare distruggono le difese giapponesi su isole come Saipan, Guam, Tarawa e Iwo Jima. Oggi gli assalti anfibi sono un'esclusiva dei Marine. Non c'è altro corpo militare che li esegua. Infatti si usano elicotteri e aerei da trasporto per avvicinarsi all'obiettivo e combattere da terra. I Marine sono molto più versatili. L'attacco anfibio è solo una delle loro tante opzioni. Con gli hovercraft, i mezzi da sbarco e i battelli anfibi possono sbarcare su una spiaggia nemica in numero tale da schiacciare ogni resistenza. Le origini delle tattiche e dei mezzi anfibi usati dai Marine risalgono però a un episodio della Prima Guerra Mondiale, lo sciagurato sbarco inglese a Gallipoli, in Turchia, nel 1915.
L'attacco anfibio, nella sua forma moderna, nasce sulla scia dell'esperienza degli inglesi a Gallipoli, in Turchia, che fu un vero disastro. Una forza congiunta costituita da migliaia di uomini, in prevalenza inglesi e australiani, tenta lo sbarco dal mare sulle spiagge turche. Il grosso delle truppe si muove su scialuppe di legno trainate da lance a vapore. Il risultato è un bagno di sangue. Facile bersaglio per le mitragliatrici turche, gli inglesi subiscono ingenti perdite. Per gli osservatori, Gallipoli proverebbe che gli sbarchi anfibi su spiagge difese sono impossibili. Ma i Marine sono pronti a smentirli. Dopo la sconfitta degli inglesi a Gallipoli, era opinione diffusa che nessuno avrebbe più tentato un'operazione anfibia su vasta scala contro una spiaggia ben difesa. I vertici dei Marine non la pensavano così. Per loro Gallipoli era un'esperienza preziosa per individuare i problemi e trovare possibili soluzioni. I comandanti dei Marine intuiscono immediatamente il problema. Le scialuppe a traino si sono trasformate in trappole mortali. Servono mezzi migliori per portare le truppe a riva. Solo così la tattica dello sbarco su vasta scala avrà un futuro. Serve una svolta tecnologica che porti a mezzi da sbarco mirati. Occorre una macchina che porti i Marine sulla terraferma, nella zona calda, in modo rapido e sicuro. I progettisti americani scoprono così l'invenzione di un costruttore di navi dell'Alabama, Andrew Higgins. L'Eureka. Nata da un'idea del 1926, l'Eureka è usata per trasportare gli operai degli impianti petroliferi nell'area del Golfo, proprio perché può essere portata facilmente a riva. L'Eureka è il mezzo che i Marine cercano da tempo, ma per essere usata in combattimento deve essere dotata di una rampa di prua che consenta il rapido sbarco sulla spiaggia. La soluzione arriva da una fonte inattesa. Inizialmente il battello non aveva la rampa di prua. Poi il generale Krulak, all'epoca tenente, vide le chiatte da sbarco usate dai giapponesi a Shanghai, che avevano questa rampa. Così adattarono la soluzione giapponese alle loro Higgins Boat. Nacque così l'LCVP, che è il mezzo da sbarco per eccellenza della Seconda Guerra Mondiale. In pochi anni vengono costruiti 20.000 di questi mezzi. Saranno lo strumento decisivo del vittorioso sbarco alleato in Normandia nel giugno 1944. Hitler ribattezza Andrew Higgins, padre dell'LCVP, il nuovo Noè. Per il generale Eisenhower è semplicemente l'uomo che ha fatto vincere la guerra agli alleati. Questi mezzi da sbarco sono la soluzione per portare le truppe a riva. Ma se fosse possibile portarle dal mare aperto alla terra e direttamente contro le difese nemiche? Negli anni 30 i progettisti americani trovano un mezzo in grado di farlo. È un'invenzione di un uomo d'affari, il milionario Donald Roebling. Il magnate è sconvolto dalle conseguenze degli uragani nella sua natia Florida. Donald Roebling vide con i suoi occhi le devastazioni, la gente che restava intrappolata, i rifornimenti che non arrivavano. Decise che bisognava risolvere il problema e sviluppò un vero mezzo anfibio. Roebling lo battezza Alligator. È dotato di chiglia e cingoli che gli consentono di muoversi agevolmente in acqua come sulla terraferma. Nel 1941 i Marine ne adottano una versione modificata. Nasce così il primo mezzo da sbarco cingolato, l'LVT. Durante la guerra del Pacifico, l'LVT dimostra sul campo di essere una piattaforma solida e versatile. Il vero banco di prova arriva però con la sanguinosa invasione di Tarawa nel novembre del 43. Tarawa colse di sorpresa i Marine, perché c'era una barriera corallina. Tutti lo sapevano, così come sapevano che c'era una particolare marea che faceva abbassare di molto le acque vicino al reef. Ma agli LVT bastò prendere le prime onde per superare la barriera senza problemi.
Invece i battelli al seguito dei mezzi anfibi incontrano molti più problemi. Il grosso delle truppe da sbarco era sulle barche e le acque erano troppo basse per superare la barriera. Così calarono le rampe al largo e molti marine furono trascinati a fondo e annegarono. Altri riuscirono a passare sulle secche, ma fu un massacro. A Tarawa gli LVT si confermano la soluzione per superare ogni ostacolo durante lo sbarco. Una cosa fu subito chiara quando giunsero i primi rapporti da Tarawa. Gli LVT avevano fatto la loro parte, avevano portato i marine a riva. Il valore dei mezzi anfibi è ora chiaro a tutti. Il corpo dei marine ne fa costruire a centinaia, sviluppandone il progetto. Si aggiunge un portello posteriore per velocizzare l'uscita e un rivestimento corazzato che li protegga dal fuoco nemico. Il maggiore Rick Spooner è un veterano della guerra del Pacifico. Sa cosa voglia dire trovarsi in un LVT sotto una pioggia di piombo rovente. Era un'esperienza a suo modo emozionante ed esaltante, ma si vivevano momenti di puro terrore. Non avevamo un tetto che ci proteggesse e questo era un enorme problema, dovendo sbarcare sotto il fuoco che veniva dall'alto. Ma per noi era comunque fantastico poter contare su un mezzo che ci trasportasse direttamente sulla spiaggia e poi nell'entroterra. I mezzi anfibi sono decisivi nelle battaglie più dure della guerra del Pacifico. A Iwo Jima nel 45 sono gli LVT a far sbarcare le prime ondate di Marine. Una volta a riva garantiscono fuoco di copertura al grosso delle truppe da sbarco. Dopo 5 giorni di feroci combattimenti, la bandiera a stelle e strisce è issata sul monte Suribachi. 29 giorni dopo, l'isola è finalmente in mano agli americani. E tutto è cominciato con i marine e i loro mezzi anfibi. 60 anni dopo, il corpo dei marine può contare sull'evoluzione dell'LVT, il mezzo da assalto anfibio. Introdotto nel 1972, l'AAV è una versione potenziata. Con un motore da 525 cavalli e un'autonomia di oltre 500 km, si dimostra subito il mezzo più solido e affidabile su cui far arrivare i marine nel vivo della battaglia. Con gli AAV possiamo portare a riva un'intera compagnia di 200 marine perfettamente armati in una sola ondata. Ogni mezzo può imbarcare a poppa una squadra di marine. È corazzato, ha una mitragliatrice MRK-19 da 40 mm sulla torretta ed ha anche un cannoncino calibro 50. L'AAV è più di un mezzo da sbarco. È un ibrido silenzioso e versatile, in grado di sbarcare anche in condizioni estreme. Quando lascia la nave e va a riva, ha un profilo bassissimo, molto difficile da individuare. E quando sbarchiamo di notte, risultiamo quasi invisibili. Una volta sbarcato, si trasforma in un mezzo blindato da trasporto truppe. Completato lo sbarco, può continuare ad avanzare. È questa versatilità che lo distingue. Gli AAV hanno già un lungo stato di servizio. Nel 1992, 2 compagnie di marine su mezzi e anfibi sbarcano in Somalia e prendono il controllo dell'aeroporto di Mogadiscio durante la missione Restore Hope. L'AAV è però solo un elemento della dottrina dell'attacco anfibio. Altrettanto importante è garantire ai marini il necessario supporto aereo per neutralizzare il nemico. Oggi il corpo dei marine può contare su una specifica forza aerea composta da elicotteri e aerei. Il loro compito è avvicinarsi il più possibile alla prima linea e coprire con un fuoco massiccio i movimenti delle truppe a terra. Il supporto aereo ravvicinato è oggi quasi inscindibile dalle operazioni terrestri. Ogni volta che interveniamo con fuoco aereo, operiamo in stretta connessione con le truppe di terra e con i loro compiti. E il supporto aereo per i marine è garantito essenzialmente dal Super Cobra.
Con il suo armamento munitissimo, rappresenta l'ultima evoluzione dei velivoli impiegati per compiti di supporto ravvicinato. L'idea di dotare i Marine di una forza aerea da usare a supporto delle truppe è di un pilota della Marina, Alfred Cunningham. Capisce che i compiti dell'aviazione non si limitano a bombardamenti e duelli aerei. Con il giusto coordinamento può offrire un supporto più diretto e ravvicinato ai Marine sul terreno. Nel 1920 viene stilata la dottrina del supporto ravvicinato, che da allora definirà il rapporto tra i Marine e le loro forze aeree. Cunningham scrisse un articolo rivoluzionario che definì il ruolo dell'aviazione come supporto ai reparti di Marine a terra. Non c'era spazio per bombardamenti strategici e altri compiti. L'obiettivo era sostenere le truppe di terra. Il primo aereo utilizzato dai Marine nelle operazioni di supporto ravvicinato è il Curtis Jenny. Nato come velivolo da addestramento, viene dotato di mitragliatrici e utilizzato in combattimento. Con un motore da 90 cavalli e una velocità massima di circa 120 km orari, è però lento e già obsoleto. Il pilota vola senza la minima protezione, non c'è praticamente strumentazione di bordo, è una vera trappola volante. Niente radio, niente strumenti di comunicazione. Quanto di più essenziale ci sia. Le forze terrestri del XXI secolo possono contare sulla copertura di bombe a guida laser ad altissima precisione. Ma 90 anni prima, all'epoca di aerei come il Jenny, il supporto aereo è spesso affidato al caso. Per centrare l'obiettivo, il pilota deve lanciarsi in picchiata, sganciare le sue bombe e allontanarsi rapidamente. Fragile e male armato, il Jenny può lanciarsi in picchiate relativamente brevi e la sua precisione ne risente. Le picchiate erano nell'ordine del 35-40%. I velivoli dell'epoca non erano quindi in grado di sganciare bombe con precisione. Una nuova generazione di aerei più solidi e potenti, con un maggior angolo di picchiata, rende questi attacchi molto più mirati. Con i progressi degli anni 20 e 30, la carlinga diventa più robusta, consentendo picchiate quasi verticali. Così i piloti possono sganciare i loro ordigni con grande precisione, colpendo obiettivi a 500, 1000 metri davanti alle truppe amiche. Per offrire un supporto aereo di tale qualità, i piloti dei Marine necessitano dei velivoli più avanzati disponibili all'epoca. Durante la Seconda Guerra Mondiale possono contare sull'F-4U Vought Corsair. Si tratta dei cosiddetti caccia a superiorità aerea. Nel Pacifico hanno un rapporto di 11 abbattimenti a 1 nei confronti dei caccia 0 giapponesi. Sono inoltre perfetti per il supporto ravvicinato. Scendendo in picchiata possono colpire con bombe ad alto potenziale, napalm e raffiche di mitragliatrice esattamente dove serve. Garantivano un'ottima copertura aerea, perché un Corsair, alla velocità di 450 km orari, si controllava molto bene e mirava ancora meglio. Poteva sganciare napalm o bombe convenzionali, così come sparare a raffica con le mitragliatrici calibro 6,50. Il nemico a terra era spacciato. Dotati di rice trasmittenti, i piloti dei Corsair comunicano direttamente con i Marine a terra, sganciando le bombe esattamente dove serve. Spesso, poco prima di una sortita, i nostri piloti passavano bassi e lenti, dandoci il fuoco di copertura che serviva. Erano molto efficaci nel garantire supporto aereo alle truppe a terra. Senza di loro i Marine non esisterebbero. Grazie al decisivo contributo delle loro forze aeree, i Marine inanellano una serie di vittorie nel Pacifico. La formula vincente combina abilità nel volo, armamenti potenti e fegato. 20 anni dopo, in Vietnam, i piloti dei Marine si trovano a fornire alle truppe un supporto aereo ancora più ravvicinato. In Vietnam, l'arma aerea regina è l'elicottero, fondamentale per spostare uomini e materiali.
In Vietnam il terreno era difficile, per usare un eufemismo, senza gli elicotteri sarebbe stato impossibile. Dipendevamo da loro per il rifornimento di munizioni, l'approvvigionamento di acqua e cibo e per evacuare i feriti. L'elicottero simbolo della guerra in Vietnam è l'UH-1 o Huey. Ma risulta troppo vulnerabile per operazioni di rifornimento e dislocazione delle truppe. Serve un altro elicottero che protegga gli Huey e la fanteria mentre atterrano e decollano nelle zone calde. Serve uno Huey da combattimento. La Bell, azienda costruttrice di elicotteri, prende l'UH-1, lo rende più slanciato e lo arma. Nasce l'AH-1. È il primo elicottero concepito per compiti da attacco. L'aspetto e le linee slanciate gli valgono il soprannome di Cobra. Agile e aerodinamico, il Cobra può sparare proiettili da 20 mm e razzi da 70 mm direttamente contro il nemico. Il Cobra segna un progresso nel supporto aereo ravvicinato. Ora avevamo un elicottero che arrivava vicinissimo al nemico e apriva il fuoco con mitragliatrici e razzi. Era devastante. Jack Atwater ha comandato una compagnia di marini in Vietnam. Deve molto all'efficacia del Cobra. Se capitava di atterrare in una zona a rischio, poter contare su un paio di Cobra, o come nel mio caso su quattro, era una bella cosa. Ripulivano il perimetro della zona, eliminavano il fuoco nemico e ci coprivano l'uscita. Nel XXI secolo i Cobra sono ancora le ali dei Marine. Evoluto nel modello Whisky, il vecchio serpente non ha perso il suo morso. Il capitano Short pilota i nuovi Super Cobra in missioni di supporto aereo in Iraq. Sa esattamente a cosa serve questo elicottero. Questo velivolo ha una sola ed unica missione: distruggere e infliggere il massimo dei danni sul campo di battaglia. Il Super Cobra sviluppa un enorme volume di fuoco e ha la versatilità per affrontare qualsiasi possibile minaccia. Qui c'è il cannone M197 da 20 mm. È in grado di sparare 650 colpi al minuto e ognuno è una piccola granata. In termini di efficacia, produce effetti in un raggio di 5 metri dall'obiettivo. Venendo qui dietro si può vedere il lanciarazzi. Si tratta di un LAU-68, un lanciarazzi da 70 mm a 7 colpi. Ha un diametro equivalente ad un mortaio da 81 mm. Questo è il sistema Hellfire, che spara missili a guida laser. Ne inseriamo 4 su ogni sostegno e ne montiamo 2 insieme. Una volta che il laser punta l'obiettivo, si possono sparare i missili. A quel punto il missile va dritto sul bersaglio. Gli avieri dei Marine sono forse l'elite di questo corpo. Ma si sentono parte di un'unica famiglia, una formidabile macchina da guerra, in grado di dominare terra, mare e aria. Le varie tappe di questa evoluzione ci raccontano la storia di una forza unica. Con la guerra di indipendenza americana nascono i fanti di Marina. Lo sviluppo tecnologico dei fucili li dota di armi di precisione. I mezzi anfibi e il supporto aereo trasformano i soldati del mare in una realtà moderna e poliedrica. Il corpo dei Marine americani. La forza armata da azioni combinate, più versatile e potente che ci sia al mondo.